Belvi amici, un saluto da Reggiuz 99, siamo qua con un nuovo video oggi, siamo qua con un giovane talento dell'Inter, Martin Satriano, giocatore che ha fatto un precampionato clamoroso con la maglia dell'Inter, che ovviamente non è presente su FIFA 21, ma ho deciso di portarvelo per aumentare il pacchetto dei giocatori a nostra e vostra disposizione. Vi ricordo però prima di iniziare di lasciare un bel like, di commentare, di condividere, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella delle notifiche per essere pronti quando uscirà un nuovo video e di commentare sotto nei commenti quali o quale giocatore vi piacerebbe che portassi nei successivi video, ovviamente per poterli poi utilizzare o in modalità carriera o in modalità amichevole oppure in modalità pro club. Comunque, bando alle ciance, partiamo subito con Martin Satriano. Allora, come vedete, nome Martin, cognome Satriano, nome sulla divisa Satriano, numero di maglia 48, è un uruguagio, quindi nazionalità Uruguay, squadra Inter, anno di nascita 2001, è nato il 20 febbraio del 2001. Passiamo al fisico, abbiamo 1,87 m per 75 kg. Profilo tecnico è un attaccante, una prima punta, poi volendo può anche giocare alle spalle di un'altra punta, quindi come seconda punta, ma lo mettiamo attaccante piede destro. Attributi, come vedete, per un giocatore alto 1,87 m ci sono comunque degli attributi molto importanti, come vedete, per quanto riguarda l'attacco. Questo è per quanto riguarda invece la difesa, un 30 e un 25, molto molto semplice. Passiamo alle abilità, abbiamo 60, 55, 45, 55 e 65, quindi abilità niente male. Potenza, abbiamo due 70 consecutivi, un 60, un 75 e un 65, anche in questo caso niente male la potenza. Movimento, accelerazione 70, scatto 65, 60 di agilità, 55 di riflessi e 60 di equilibrio. Mentalità, abbiamo un 55 in aggressività, intercettazione 50, posizione 70, visione 65 e rigori 65. Portieri invece lasciamo tutto invariato. Passiamo alla testa. La testa non utilizziamo nessun volto predefinito, passiamo subito alla carnagione dove andiamo nella seconda scheda e prendiamo la quarta disponibile. Passiamo alle sopracciglia, scegliamo il secondo modello, in questo caso. E le andiamo a trasformare in questo modo. Passiamo agli occhi. Gli occhi scegliamo questo modello qua, quindi il terzo della seconda fila, che andiamo a trasformare in questo modo. Passiamo al naso, il naso scegliamo questo modello, quindi guardate attentamente in che posizione si trova e lo andiamo a modificare in questo modo. Passiamo alla bocca, scegliamo questo modello qui, quindi il penultimo della prima fila e lo andiamo a modificare in questo modo. Siamo guance e mascelle, scegliamo il primo modello presente e lo andiamo a modificare in questo modo. Passiamo adesso al mento, scegliamo il terzo modello della prima fila e andiamo a modificare in questo modo. Passiamo alle orecchie, scegliamo il terzo modello della seconda fila e andiamo a modificare, ovviamente lo lasciamo totalmente normale. Passiamo ai capelli, andiamo capelli corti e andiamo a prendere questo modello. Colore, ovviamente lasciamo il nero. Passiamo alla barba, barba andiamo a scegliere questo modello qua, quindi il penultimo dell'ultima fila, colore ovviamente sempre nero.
Questo per quanto riguarda la testa di Martin Satriano. Maglia, mettiamo tutto fuori, quindi la vedete qua, maniche corte, diciamo normale, stile divisa normale. Animazione ovviamente è quello che preferite voi, ma ovviamente è a vostra indiscrezione. Quindi ragazzi, il video termina qui, questo è Martin Satriano, spero che il video vi piaccia, vi possa essere utile, possa in qualche modo soddisfare le vostre richieste, le vostre esigenze. Credo sia un giocatore interessante da avere su FIFA, anche da acquistare una possibile carriera, sia che si faccia con l'Inter, sia che si faccia con qualsiasi altra squadra, e va ovviamente ad aumentare il nostro pacchetto di giocatori giovani, interessanti, che non sono presenti su FIFA. Abbiamo già visto nei video scorsi, per esempio, Sulè, Matias Vigna, Caio Giorgio, oggi arriva Martin Satriano, poi ne arriveranno tanti altri, e ovviamente per tutti voi e per il nostro bellissimo gioco e la nostra modalità di Creation Game. Quindi ragazzi, il video termina qua, io vi ringrazio, vi ricordo di lasciare un bel like, di commentare, di condividere, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella delle notifiche, e commentate per favore qua nei commenti sotto al video quali o quale giocatore vi piacerebbe che vi portassi nei prossimi video, in modo ovviamente da aggiornare sempre di più la nostra lista dei desideri. Quindi ragazzi, il video termina qua, io vi ringrazio, con me Martin Satriano, un saluto da Regiu 99, ci vediamo al prossimo video.